Ciao a tutti, allora oggi vi mostro come faccio il pesto di zucchine. Allora, vi serviranno, per come lo faccio io, 1 chilo di zucchine. Io solitamente uso quelle più grandi dell'orto perché così sfrutto anche quelle là, invece di fare ripiene ci faccio il pesto. Poi per 1 chilo di zucchine vi serviranno 100 grammi di basilico. Il mio è congelato ma era fresco, solo che poi quando lo raccolgo lo congelo, così non va a ramengo. Poi vi serviranno nocciole e mandorle, 150 grammi. Io ho abbondato, ne metto sempre un po' di più, quindi ne ho messi 200. Un cucchiaino da caffè di aglio, del sale fino che mi sono dimenticata e dell'olio. Allora, prima cosa vi faccio vedere come preparo io le zucchine, perché tanti le tagliuzzano. E basta, io invece prima le svuoto, così non ho bisogno di metterle a riposare per far uscire l'acqua. Praticamente dovete togliere tutti i semini, tutta la parte morbida. Io solitamente lo faccio col coltello, taglio la parte morbida, cerco di eliminare il più grosso col coltello. Aspettate, metto qua il secchiolo del compost. Vedete? Togliete così. Poi tanto penso che tutte le donnine sappiano svuotare uno zucchino, no? E poi col cucchiaino finisco di pulire dove sono rimasti la polpa e i semi. Praticamente così. Adesso non fate caso, io faccio sempre degli sforzi e delle smorfie fuori dal normale quando faccio questi lavori. Alla fine fate la barchetta come quando dovete fare praticamente gli zucchini ripieni. E poi andate a tritare. Io uso questa grattugina qua, quella con i fori un po' più larghi. E dai. Allora, io uso il basilico congelato perché almeno non surriscalda il frullatore, e il basilico o comunque il prezzemolo, il prezzemolo, banane. Scusate, o comunque la verdura non diventa nera quando andiamo a frullarla, che non ci penso proprio di farlo a mano. Poi se molti di voi sicuramente avranno il mini pimer, quello, no, il mini pimer, il robottino, quello che trita anche le verdure, quindi se non volete farlo a mano usate quello. Io ho l'abitudine di farlo a mano, mi piace fare i miei mestieri all'ancienne senza l'uso di troppi artifici. E quindi le zucchine le trito a mano e poi il resto faccio tutto col... Aspettate, vado a pulire qua, ok? Lavandino. Comunque, una volta tritate, poi le avete così. Io ho già preparato, vi ho fatto solo quella mezza lì, le altre le avevo già preparate, perché sennò domani eravamo ancora qua, facevo un video di tipo 6-650 ore. Poi io cosa faccio? Io ho il... Scusate, adesso butto per terra, poi pulirò. Il fantastico, vedete, qua c'è 1 chilo e rotti di zucchine pulite. Magic Bullet, non so se qualcuno di voi lo conosce. Io solitamente faccio così. Perché almeno faccio un pochino prima. Mettete dell'olio. Io faccio già praticamente l'impasto di noci e mandorle con sale e olio, e poi se non vi piace l'aglio non lo mettete, io nel dubbio lo adoro e quindi ne metto un bel po'. Se non vi piace l'aglio non potete mangiare a casa mia. Poi 2 cucchiaini di sale, rasi, non esagerate. Tac, chiudo. Poi voi potete mettere anche tutto nel vostro frullatore, io preferisco fare così. E il mini primer, se funziona, perché ho deciso di non funzionare. Rumore pazzesco. Do la
prima botta e poi aggiungo il resto delle noci man mano. Adesso lo fate qua con me, non vi passerà una cipollippa, però funziona così. Sapete come fare il sugo di noci, no? Però il Magic Bullet non sbaglia, tritta tutto, anche le pietre. Intanto preparo di qua. Ecco la metà, perché qui sono una manciata di basilico. Beh, io me lo finirò dopo, perché sennò sto video non finisce più. Comunque metto, tanto poi andrà tutto nella stessa, nello stesso tegame, una manciata di basilico, un po' di sta roba, che è buonissimo. Che voce che condisco la pasta. Poi ci pianto giù un bel po' di zucchine. Metto il tappino e vado a frullare. Aspettate che il frullatore ce l'ho da un'altra parte ancora, perché se non metti basta olio non frulli proprio una cipollippa. E allora noi lo mettiamo. Solo che adesso mia moglie è andata a farsi la doccia. Comunque mettete l'olio, frullate. E poi, se riusciamo a farlo, vi faccio anche vedere cosa succede. Levate la ricettina! Non fa una piega, oh! Tocca prendere il bidone dell'olio. Olio! Ah, non so neanche se mi basterà per fare tutto il pesto. Benone! E andiamo giù come se non ci fosse un domani. Voilà. Visto? Ah? Così che si fa? Nel dubbio, meglio abbondare che deficere, voilà! Ci riproviamo e poi vi faccio, volevo far vedere come usciva, ma chiaramente decido di fare un video. E giustamente, se decidi di fare un video, yeah! Devo farlo in più riprese, adesso mi porto con me, perché ora non avete idea di cosa vuol dire fare questo cazzo di lavoro. Così poi aumenti, poi di modo di spegnere, poi di ripartire. Fatto. Oh, se avete visto una cosa arancione, era il mio moroso che passava in accappatoio. Ma noi facciamo solo video come viene viene. Comunque, questa è la consistenza. Vediamo se è molto buono. Poi dovete aggiungerci il parmigiano. Giustamente, io non l'ho messo. Però questo è il pesto. Ciao!